Ucciso per vendetta, accoltellato per aver molestato una giovane donna. I carabinieri di Trapani hanno fatto luce sull'omicidio di Domenico Barbera, arrestando il presunto assassino. Littico tirato a lucido. Il comune di Trapani ha bonificato il mercato del pesce di Via Colombo. Ora controlli più severi per allontanare gli abusivi. Spazzatura ovunque, continua il nostro tour in città. Oggi abbiamo raccolto la denuncia di un operatore turistico. Gara di solidarietà. Tante le iniziative avviate tra Erice e Trapani per aiutare le popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto. E per lo sport, Trapani snobbato. Il pensiero di Italo Cucci alla vigilia del campionato di Serie B. Le avversarie, dice il noto giornalista, sottovalutano le potenzialità della squadra di Cosmi. E se fosse un bene? Buongiorno e benvenuti in questa edizione del TG Sud. Questi erano i nostri titoli. Dopo la pubblicità torniamo come sempre con tutte le notizie e gli approfondimenti. Piccolo capo per il Couscous Fest. 10 giorni di grandi concerti, divertimento e gusto. Ricette d'autore firmate da grandi chef. 30 tipi di couscous al villaggio gastronomico. Il mare della spiaggia più bella d'Italia. Una gara gastronomica tra chef di 10 paesi del mondo. È una festa, è una magia. È il Couscous Fest. 16-25 settembre, San Vito Lo Capo. Couscousfest.it. I carabinieri di Trapani hanno fatto luce sull'omicidio del pensionato Pacecotto ucciso a coltellate, arrestando il presunto assassino. I carabinieri di Trapani hanno fatto luce sull'omicidio di Domenico Barbera, il pensionato Pacecotto di 66 anni, che simulò un incidente statale per coprire il suo accoltellatore, arrestando il presunto assassino. In manette è finito Francesco Angelo, 23 anni, residente nel popolare quartiere Fontanelle Milo, all'estrema periferia della città. Per i militari dell'arma sarebbe stato lui ad accoltellare nel primo pomeriggio dello scorso 18 agosto Domenico Barbera, ex agricoltore in pensione, deceduto 4 giorni dopo al civico di Palermo. Gli investigatori, anche se le indagini sono ancora in corso e non si esclude pertanto il coinvolgimento di altre persone nel delitto, hanno ricostruito anche il movente dell'aggressione. La vittima avrebbe molestato la sorella dell'indagato, che faceva le pulizie nella casa di campagna del pensionato, scatenando così la violenta reazione di Francesco Angelo. Questi avrebbe dato appuntamento al pensionato in via Martiri di Nassiria, nelle adiacenze della sua abitazione, per un chiarimento. Chiarimento però sfociato in accoltellamento. Il Pacecotto è stato raggiunto da diversi fendenti alla schiena, al torace e al capo. Sanguinante ha fatto rientro nella sua abitazione, dove ha chiesto aiuto ad un amico che lo ha trasportato al pronto soccorso del Sant'Antonio Abate. Ai medici il ferito raccontò di essere stato investito da un'auto pirata mentre stava passeggiando in bicicletta nella frazione di Dattilo, una bugia per coprire il suo accoltellatore. Sottoposto a un delicato intervento, il chirurgo che lo ha operato ha però scoperto che quelle ferite erano state provocate da un'arma da taglio. Così sono stati subito informati i carabinieri, che hanno avviato le indagini coordinate dal sostituto procuratore Rossana Penna. Quel giorno stesso, peraltro, i carabinieri erano intervenuti assieme alla polizia nel quartiere Fontanelle a seguito di una segnalazione per una rissa. Giunti a destinazione, però, non trovarono niente. Dopo aver subito 3 arresti cardiaci, Domenico Barbera venne trasferito al civico di Palermo, dove è deceduto il 22 agosto in seguito ad un'altra crisi. Attraverso indagini certosine, operando in un quartiere dove ancora oggi l'omertà regna sovrana, i carabinieri sono riusciti a risalire all'aggressore, che, fermato durante la notte, è riuscito a fuggire. Il giorno dopo, vistosi braccato, però accompagnato dal suo avvocato, si è costituito. Ora è in carcere con l'accusa di omicidio volontario. Poco dopo aver ferito l'anziano, Francesco Angelo avrebbe accoltellato altre 2 persone. Nessuna di loro, però, così come aveva fatto lo stesso Domenico Barbera, ha sporto denuncia nei suoi confronti. E i particolari sull'indagine, culminati nell'arresto di Francesco Angelo, sono stati resi noti questa mattina nel corso di una conferenza stampa che si è svolta al Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani, alla presenza del procuratore aggiunto Ambrogio Cartosio. È un successo dovuto alla professionalità dell'Arma dei Carabinieri e dei magistrati della Procura della Repubblica, se mi è consentito dirlo, però sicuramente apre squarci di carattere sociologico su una realtà molto inquietante, cioè il degrado che c'è in certi quartieri e il clima di omertà e di ostilità nei confronti delle istituzioni che purtroppo molta gente manifesta. Su questo naturalmente l'opera della magistratura e delle forze dell'ordine può essere limitata. Sono altre le istituzioni che devono intervenire in un contesto in cui, come
il caso di specie dimostra, le vittime sono i morti ma anche gli autori degli omicidi. Poco fa lei nel corso della conferenza stampa ha rinnovato un appello alle donne che subiscono molestie. Sì, siccome naturalmente bisogna approfondire le indagini e vedere se le cose stanno come si suppone attualmente, ma siccome sembrerebbe un omicidio nato dal fatto che la sorella dell'autore del fatto è stata molestata sessualmente, io faccio un appello alla popolazione. In procura abbiamo una task force fatta di magistrati validissimi che si occupa dei reati contro le cosiddette fasce deboli, cioè reati sessuali, pedofilia, eccetera. Se avete situazioni di questo tipo, dico alla gente che soffre questi problemi, se ci sono bambini molestati, donne molestate, recatevi dalle forze dell'ordine, recatevi in procura, non lasciatevi vincere la tentazione di farvi giustizia da soli. Vi sarà resa giustizia nelle forme legittime da pool di magistrati o di operatori delle forze dell'ordine veramente in gamba. Le indagini non sono ancora concluse? No, non sono ancora concluse e abbiamo avuto difficoltà, abbiamo ancora difficoltà nel ricostruire i dettagli di quello che è successo. Stiamo continuando a lavorare per riuscire a dare una risposta definitiva a questo gravissimo fatto di sangue. Avete operato in un contesto molto omertoso e difficile. Complesso, infatti diciamo, è stato grazie all'interazione dell'attività investigativa classica con quella tecnica che siamo riusciti ad addivenire a questo risultato in tempi così brevi. Cambiamo argomento, il Comune di Trapani ha bonificato il mercato ittico di Via Colombo eliminando il degrado che metteva a rischio le condizioni igieniche e sanitarie della struttura. Il servizio. Un intervento risolutivo da parte del Comune ha posto fine allo stato di degrado presente all'esterno dell'area di Via Colombo e quella all'interno utilizzata da cooperative di pescatori, rigattieri e venditori abusivi per il commercio del pescato. Squadre della Trapani Servizi e della New System Service, ditta incaricata della raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti, nonché del ritiro e smaltimento dei rifiuti ingombranti, hanno ripulito l'area divenuta, per incuria dei fruitori, una vera e propria discarica. L'intervento si è reso necessario e indifferibile per le possibili conseguenze di natura igienico-sanitaria. Infatti, in questi casi, gli uffici comunali sono soliti proporre al sindaco l'emissione di una ordinanza che talvolta rimane un mero atto formale, incapace quindi di produrre effetti concreti. Questa volta il sindaco ha preferito mobilitare la componente operativa al servizio del comune per un'azione decisa e concreta che mettesse fine allo scempio che di quell'area si sta facendo da più anni. Ho preso l'impegno personalmente, ha dichiarato il sindaco, di consentire che il lavoro fatto nel tempo non venga vanificato da comportamenti che violano le regole che abbiamo voluto dare nell'esclusivo interesse degli operatori e dell'utenza. Nei prossimi giorni, per poter eseguire ulteriori interventi strutturali, sarà necessario sospendere, presumibilmente per 2 giorni, l'attività del mercato, ma cercheremo di fare coincidere la chiusura con le avverse condizioni meteo per non danneggiare gli stessi operatori. Faccio quindi appello, conclude Damiano, a loro perché siano gelosi e responsabili del loro luogo di lavoro, potendo contare su controlli più serrati e su interventi sanzionatori che potranno condurre, nei casi più gravi, alla revoca dell'autorizzazione e alla espulsione del mercato ittico. D'intesa con la Capitaneria di Porto, infine, saranno estesi a tutta l'area i controlli sui venditori abusivi di prodotti ittici non garantiti dai controlli sanitari. Continua intanto il nostro tour sulla spazzatura in città. Oggi abbiamo ascoltato un operatore turistico che riporta le lamentele dei suoi ospiti ai cantieri navali. Parliamo di Trapani, che è una bella città, e tutto quello, tutto l'altro, i VIP che vengono, viene Montezemolo, viene Dolce Gabbana, vengono di tutto, però non guardiamo l'immondizia che abbiamo e che ci abbiamo intorno nel porto peschereccio di Trapani. Noi qua siamo invasi dall'immondizia, abbiamo un cantiere, abbiamo una marina, sia noi, sia il ristorante, sia le altre attività che ci sono, che si lavora e lavoriamo male, con tutta l'immondizia, tutto quello che ci circonda. I VIP che vengono dicono: abbiamo un'isola nel deserto, entrano nella nostra marina, escono fuori e trovano l'immondizia che arriva sulle stelle. Cioè è una cosa allucinante per Trapani dare un'immagine del genere.
Poi non so, io abbiamo chiamato il comune, sono venuti a verificare, ha più di 15 giorni, l'estate sta finendo, e non sappiamo come buttare questa immondizia, perché se la raccogliamo noi andiamo pure a verbale noi, ci dobbiamo mettere d'accordo, io pago l'immondizia tutto l'anno. E pagando l'immondizia significa che voglio dei servizi, servizi non ne ho. Avevamo dei cassonetti e ce li hanno smontati. Le persone, posso dare pure una minima colpa alle persone che non sanno dove buttare questa immondizia, ma no, però davanti alle case delle persone o davanti ai cantieri o alle marine. Scopri di più. Vieni a trovarci. Corso Piersanti Mattarella 83, Trapani. Ilene Trendy. La moda che conquista. I nostri ragazzi vanno via dalla Sicilia perché non sanno che questo è un territorio meraviglioso. Questo è un territorio ricchissimo, è ricco per la loro storia, è ricco per le bellezze naturali, è ricco per i siti archeologici. I ragazzi devono rimanere qui per dare un grosso contributo alla ricerca e all'innovazione tecnologica della loro terra. La mia università è la Niccolò Cusano. Qui seguo le lezioni in presenza e ho sempre un tutor al mio fianco che mi assiste nell'apprendimento. E quando sono pronta per l'esame posso farlo scritto o orale. Vieni anche tu alla mia università. Vieni alla Unicusano. La città di Trapani tende una mano alle popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto con una serie di iniziative. Vediamo il servizio. Trapani si stringe attorno alle popolazioni colpite dal devastante sisma. Il sindaco Vito Damiano ha invitato i cittadini affinché si attivino, dice, per donare il sangue, recandosi all'Avis. In questa direzione la sede di Trapani dell'Avis in via Casabianca 34 è contattabile tramite telefono 0923 55 94 04 o cellulare 349 78 28 010 dalle 8.30 alle 12 di tutti i giorni. Le donazioni si possono effettuare a partire da oggi dalle 8 e a seguire nei giorni 2, 5, 8, 10, 14, 20, 22, 26, 30 settembre. Mobilitato anche il Consiglio Comunale di Erice, nell'ultima seduta il consigliere Giuseppe Spagnolo ha fatto istanza ai suoi colleghi di devolvere il gettone di presenza ai comuni colpiti da questa tragedia di dimensioni apocalittiche. Anche il vescovo Fragnelli ha fatto sentire la propria voce. Siamo vicini, ha dichiarato, con la preghiera e con l'aiuto, seppure modesto, che parte dal nostro cuore e si traduce nell'impegno per la raccolta di sangue, nella colletta straordinaria che si farà in tutte le parrocchie della diocesi, come indetto dalla Conferenza Episcopale Italiana. Frattanto la diocesi ha invitato tutte le comunità parrocchiali, le associazioni, i movimenti ecclesiali a partecipare alla raccolta di sangue promossa per le popolazioni colpite. Soprattutto i donatori abituali sono invitati a fare la propria donazione presso la sede Avis più vicina. Domenica prossima, dalle 8.30 alle 13.30, dalle 15 alle 18, il movimento civico Cives sarà presente nei locali di Via Vecchia Martogna per la raccolta di beni di qualsiasi genere da destinare ai nostri fratelli di Lazio, Umbria e Marche. E in occasione delle imminenti festività e funzioni religiose e civili dedicate a Maria Santissima di Custonaci, santa patrona della città di Erice e della comunità dell'Lago Ericino, verrà effettuata una raccolta fondi solidaristica da destinare, direbbe il sindaco Giacomo Tranchida, in favore delle comunità duramente colpite dal terremoto nel centro Italia. Si firmano il Popolo del Bene ed è un gruppo di trapanesi che in collaborazione con alcuni ristoratori organizzano una raccolta fondi per le popolazioni dei terremotati. Ci sarà una degustazione del tipico piatto della cittadina di Amatrice rasa al suolo dal sisma dello scorso mercoledì. L'appuntamento è per martedì alle 19 alla Chiazza, ovvero all'ex mercato del pesce. Il sindaco delle Egadi, Giuseppe Pagotto, ha disposto per lutto nazionale a causa del sisma che ha colpito il centro Italia l'annullamento di tutti gli eventi musicali patrocinati dall'amministrazione comunale e programmati per questo weekend. La giornata odierna quindi prevede anche l'esposizione delle bandiere a mezz'asta in tutti gli edifici comunali. Il presidente del Consiglio Comunale, Ignazio Galuppo, sta predisponendo la convocazione d'urgenza del massiccio consesso civico per esprimere solidarietà alle popolazioni colpite e decidere eventuali determinazioni in tal senso.
Sospesi sì gli eventi musicali, ma non quelli culturali, per cui domani sera alle 21.30 a Palazzo Florio a Favignana si terrà la presentazione del libro Sottosopra, come mettere la Sicilia sulle sue gambe, di Davide Faraone, sottosegretario del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Il libro è un atto di denuncia nei confronti di chi ha retto negli ultimi 15 anni le sorti della Sicilia. Domani sera a Favignana dialogheranno con l'autore Linda Guarino, insegnante e consigliere comunale di Favignana Isole Egadi, l'onorevole Baldo Gucciardi, assessore regionale alla salute, aprirà i lavori il sindaco Giuseppe Pagotto. Domenica sera, sempre a Favignana, si concluderà la rassegna, giunta ormai alla sua terza edizione, L'altra marea, approdi d'autori alla Tornala Florio, curata dal giornalista e scrittore Giacomo Pilati. L'appuntamento del 28 agosto, appunto alle 21.30, è con Elena Dac, che presenterà il suo libro Io cammino con i nomadi, edito da Corbaccio. L'iniziativa culturale è organizzata dal Comune di Favignana in collaborazione con la Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Trapani. Cambiamo decisamente argomento, nessuna proroga di contratto ma assunzioni. Ecco la strategia dell'ASP di Trapani. L'ASP di Trapani rileva, la direzione strategica aziendale ha deciso da mesi di non prorogare un contratto con una ditta privata in scadenza il prossimo 31 agosto perché sta procedendo già da settimana ad assunzioni di personale ausiliario a tempo indeterminato. Tutto ciò avviene attraverso graduatorie pubbliche in vigore e non scadute. Quella per assunzioni a tempo indeterminato di ausiliario specializzato valida fino al 31 dicembre 2016 e quella per le stabilizzazioni degli LSU valida fino al 31 dicembre 2018. Una linea peraltro illustrata all'assessore regionale alla sanità. Un percorso, quello di esternalizzare il servizio a dei privati, prosegue la nota della direzione strategica aziendale, che fummo obbligati a fare tra le proteste dei sindacati quando nel 2011 furono soppressi parte dei posti previsti per le figure professionali di ausiliario specializzato che bloccarono le assunzioni. Ora, riaperta la possibilità di nuove assunzioni, torniamo ad assumere altrettanti aventi diritto, così come ci eravamo impegnati a fare con i sindacati. Affidare, infine, a ditte private, senza approvate ragioni, servizi che possono essere svolti da personale pubblico, potrebbe, conclude il documento dell'ASP, configurare per un amministratore pubblico anche l'ipotesi di danno erariale. Tradizionale appuntamento di fine agosto per gli organi direttivi provinciali del PSI che si sono dati appuntamento a Bonagia nella residenza estiva dell'onorevole Nino Oddo. Ai quadri si sono aggiunti anche i tanti consiglieri e i simpatizzanti. Nel suo intervento l'onorevole Oddo ha voluto stimolare l'impegno dei socialisti in occasione delle prossime consultazioni elettorali di primavera. Nell'occasione è stato anche presentato il candidato sindaco per Erice, il dottor Gino Nacci. Questa sera invece a Valderice alle 21 al Teatro Nino Croce si terrà l'evento dal titolo Sottile ma che sta in piedi, organizzato dall'associazione Mediazione con il patrocinio del Comune e la collaborazione dell'agenzia Comunico e della ditta IMC SPA. L'evento è dedicato al galantuomo del teatro Michele Morfino, ad omaggiarlo tanti amici ed artisti. Adesso una breve pausa pubblicitaria ma torniamo qui con lo sport. Comitato delle donne presenta Gente di varietà Shakespearean. Giovedì 1 settembre alle ore 21 al Teatro Giuseppe Di Stefano. Gente di varietà. Giovedì 1 settembre alle ore 21 al Teatro Giuseppe Di Stefano, Villa Margherita, Trapani. I biglietti sono disponibili presso il botteghino dell'ente Luglio Musicale. Non mancate! Adesso lo sport, il calcio, questo il pensiero di Italo Cucci sul Trapani a pochissimi giorni dall'inizio del campionato. Leggo con piacere che 10 illustri tecnici chiamati dalla Gazzetta a leggere la mano al prossimo campionato, promozione, rivelazione, capocannoniere, migliore giovane, non citano mai il Trapani. Ne fa giusto cenno Mimmo Di Carlo, attuale allenatore dello Spezia, per dire che i Granata, assenti dalla pole position, sono bontà sua in seconda fila. Non sono uso di fare pronostici, per simpatia mi lancerei a spingere nella massima serie il Trapani, se non altro per ripagarlo dell'iniquo destino assegnatogli nel drammatico confronto con il Pescara, che ha appena felicemente festeggiato il ritorno in A. Ma preferisco
sono superstizioso quanto basta, godermi la negatività dei suddetti indagatori del futuro. Come nello scorso campionato, quando addirittura fu vaticinata la C per i trapanesi. Per essersi cosmi, la negatività altrui è un Viagra. Sperando che il nuovo direttore sportivo sensibile, figlio di un calciatore che ho conosciuto al tempo in cui mister Pugliese allenava la Roma, sia ancora più bravo di Daniele Faggiano a interpretare i desideri della società e del tecnico, dico che per non farsi del male il Trapani deve operare sotto traccia, mirando la salvezza. Il resto lo faranno i protagonisti dell'eterna favola granata, tifosi compresi. Insomma, le risposte arriveranno tra breve, il campionato comincia domani. Intanto il Trapani mette a segno altri movimenti. Operazione conclusa, è arrivata l'ufficialità. L'attaccante Adriano Montalto è stato ceduto a titolo definitivo alla Juve Stabia, squadra che milita in Lega Pro. Il giocatore trapanese lascia così la sua città nella speranza di trovare un minutaggio più cospicuo. Sempre la voce partenze, smentiamo le voci che vorrebbero Scozzarella al Palermo. La società rosanero non ha fatto alcuna richiesta per il giocatore. Reale invece l'interesse dell'Udinese per Bruno Petkovic. Qui il cuore dei tifosi trapanesi potrebbe traballare. L'offerta risponde ai desideri dell'attaccante, una squadra di Serie A che avrebbe l'intenzione di farlo giocare. Arrivato invece già ieri a Trapani il difensore Pietro Visconti, già utilizzato nell'amichevole della prima squadra contro la Primavera, partita terminata 8-0, che non ha visto in campo Simone Rizzato a riposo precauzionale dopo una distorsione alla caviglia destra e Scozzarella per il riacutizzarsi dell'infiammazione al tendine d'Achille. A proposito di Primavera, due nuovi innesti per mister Alessandro Longo, entrambi provenienti dall'Inter, Eric Battilana e Mel Taufer. Oggi l'allenamento pomeridiano si svolgerà a porte chiuse, domani nel primo pomeriggio, dopo la rifinitura mattutina, la partenza per Novara. Adesso chiudiamo con gli appuntamenti su Telesud, questa sera alle 19.40 e appuntamento con la nostra edizione serale del TG. Con questo è tutto, io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona giornata.